Ciao amici, questo video è molto importante, mi raccomando, guardatelo fino in fondo perché parlerò dell'influenza, ma non come prevenire o curare i sintomi dell'influenza, ma cosa fare di veramente importante per recuperare dopo l'influenza. Pensate anche voi che l'influenza sia passata quando passa la febbre o smette la tosse o l'intestino si sistema? Purtroppo non è così, perché il vero attacco dell'influenza avviene dopo che sembra passata. E quest'anno l'influenza è stata la più terribile in quasi 10 anni, lo sapevate? Non tanto per gravità, ma per numero di contagi che ormai hanno raggiunto dei picchi altissimi come nelle stagioni più terribili del 2009 e del 2005. E fonti ufficiali dicono che ancora non ne siamo fuori. E infatti io ce l'ho ancora baladata e lui a pezzi, più di me. E quando sto bene io, sto male lui e viceversa, ma è un incubo questo. E non sei la sola, in molti mi hanno scritto dicendo che la ripresa da questa influenza è molto difficile. Si sentono stanchi, spossati, senza energia, con dolori, pieni di catarro, di muco. Come ho detto, finiti i sintomi, l'attacco continua perché il virus mette fortemente sotto stress il sistema di difesa dell'organismo e la maggior parte delle persone, oggi come oggi, ha il sistema immunitario già sotto stress, soprattutto chi vive in città inquinate, chi fa una vita frenetica, chi mangia male e i bambini che hanno il sistema immunitario ancora poco formato e gli anziani che l'hanno ormai indebolito. Ma non solo, anche chi sta bene può avere delle carenze a livello immunitario e queste si manifestano non solo durante l'influenza, ma anche e soprattutto dopo. Avete sentito quante persone quest'anno hanno avuto una ricaduta o stentano a riprendersi? Ma che fai? Ce la gufi? No! Dico solo che in queste situazioni il rischio di ricaduta è molto alto e quello che voglio dirvi in questo video è che secondo la mia esperienza di naturopata il momento in cui l'influenza va curata di più è quello dopo la febbre, dopo i sintomi, proprio quando la maggior parte delle persone non fa più nulla. Rimettersi dall'influenza nel modo giusto significa curarla. Ma allora che fare? Mica mi posso chiudere in casa fino al disgelo. Non ce n'è bisogno. Ecco il mio piano di recupero da seguire per almeno 10 giorni, o meglio ancora per 2 settimane. Si tratta di combattere l'influenza a tavola, con alimenti che vanno aggiunti alla normale alimentazione. Se vi piace l'idea, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ecco cosa faccio io in questi casi. A colazione, come prima cosa, faccio una spremuta, un'arancia e un mandarino, perché sono pieni di vitamina C, bioflavonoidi e antiossidanti naturali. A pranzo mi preparo un frullato o un estratto energetico fatto con pomodoro, sedano, prezzemolo, limone e un pizzico di sale rosa dell'Himalaya e lo bevo prima di mangiare. È un concentrato di sali minerali, vitamine, enzimi ed ha tanta energia. Per merenda di nuovo la spremuta, un'arancia e un mandarino come al mattino. A cena inizio il pasto con un frullato detox e antinfiammatorio con una mela e verdure verdi come spinaci e crucifere, broccoli, cavolo cappuccio, verza. Le crucifere sono antinfiammatorie e la clorofilla verde degli spinaci è un ricostituente delle forze del sangue, perché la clorofilla è il sangue delle piante. Questi alimenti specializzati vanno aggiunti, come dicevo, all'alimentazione di ogni giorno. Devono essere qualcosa in più, un piano di recupero, appunto. Meno male, mi sento già molto meglio. Ho un altro consiglio importante, ma intanto, se vi siete appassionati alla salute naturale, iscrivetevi al canale. Con un click attivate la campanella delle notifiche e cercate nelle mie playlist gli argomenti che vi interessano di più. Ce ne sono tanti. C'è un'altra cosa importante che voglio condividere con voi, un rimedio casalingo per le vie respiratorie, che sono le più aggredite da questa brutta influenza, insieme a dolori diffusi e stanchezza biblica.
Io prendo in erboristeria uno sciroppo naturale per la tosse, riempio mezzo cucchiaio e poi aggiungo al mattino 2 gocce di olio essenziale di eucalipto, che è spettorante e fluidificante, e alla sera 2 gocce di olio essenziale di pino, che facilita la respirazione durante la notte. Il sapore è forte, ma fanno tanto bene alle vie respiratorie. Ora condividete questo video con i vostri amici sui vostri social e scrivetemi i vostri progressi con questi rimedi e con questi alimenti. Scrivetemeli qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Ma che fai, c'è la Goofy?